tanti ritornelli. Buongiorno, buonasera, buongiorno. Buon martedì. Sì, davvero, davvero, davvero alla grande. Io ti faccio una domanda. Se sì. Tu, io sicuramente sì, perché ho scritto anche una canzone che adesso farò ascoltare al nostro pubblico, ma tu la vita la prendi con filosofia oppure sei... No, purtroppo no, perché sono sempre pessimista e sempre in eterna ansia. No, non sei ansia. Proprio pessimista, sì, sì, te lo sei dico ansioso, io. Ma no, te lo dico io, pessimista, più perennemente in ansia, che filosofia di vita c'ho? Manco gli stoici, cioè vabbè, non lo prendine so. Un po' da me. Dai, sì. fai diciamo tesoro di queste parole che ascolterai adesso. Hai capito? Tenterò. Direttamente dal Bottegone vicino a Pistoia, questa bella serata, tra l'altro accompagnato dall'Orchestra Novelli, vi canto Filosofia per voi. Guardo il mare e penso sempre a lei. Guardo il cielo e vedo solo lei. Se non fosse qui io che farei? Di filosofia io non vivrei. I colori non li vedo più, neanche il sole mi riscalda più. Grigio il mondo quando lei non c'è. Di filosofia non vivo più. Quante volte la lasciai, con la mente ci provai, salvo poi tornare qui e pregarla stai con me. Non ha senso questa vita mia senza lei, è solo ipocrisia. È con me anche se non c'è, così non mi lascia mai da solo. Vita mia, sei fantastica, ma senza lei che senso hai? Grazie amore di esistere qui con me. Non ha senso questa vita mia senza lei, è solo ipocrisia. È con me anche se non c'è, così non mi lascia mai da solo. Da solo. Vediamo un po' oggi Boss Daddy che ci scrive per oggi, whatsappando, che cosa hanno fatto hanno oggi? WhatsAppato. Hanno whatsappato. Allora, WhatsApp, Montevarchi Arezzo è la località di provenienza. Montevarchi, che bello Arezzo. Salutiamo tutti gli aretini. Viviana ci scrive così: buongiorno, vorrei dedicare al mio ragazzo Luca l'ultimo successo della Bertè. Cosa ti aspetti da me? Siete bravissimi, vi seguo tutti i giorni, Viviana. Caro Luca, cosa ti aspetti da Viviana? No, ti chiedo io. Cosa tu vuoi da me? Cosa ti aspetti da me? Cosa vuoi da me? Non è di legno, la paglia vicino al fuoco brucia. Comunque, l'interpretazione non è quella della Bertè nazionale, ma è di Silvia Urbani. Cosa ti aspetti da me? Vai. E devo dire che è una delle poche canzoni di questo Sanremo che rimane. Che tra l'altro resta, che la chiedono funziona. Anche molto, molto anche sì. A te durante le serate. La prima mi ricordo dicono, da, qualcuno da dice anche che insomma che tu la canti anche molto bene. Quindi sono sì, molto dato che qualcuno poco prima ha detto che sono la copia della Bertè, le sfido io. Comunque va bene. Questo è un gioco. Te capì. Ecco. Jukebox Daddy, dai. Per me, che cosa vuoi per te? Cosa ti
finisce qui. Puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene va bene così. È fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, e io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, e tu ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per me? Adesso arriva l'amico Matteo Mensi con la sua bella orchestra, che tra l'altro abbiamo avuto occasione di incontrare poco tempo fa, ballando le cupole, una bellissima orchestra, quindi complimenti Matteo per te e per tutti i ragazzi della nuova tua orchestra. Nuova formazione, ma veramente bravi. In questo caso Matteo, insieme, accompagnato dal... Le quattro valli, una bellissima corale. Una corale, sì. Ci fa ascoltare Il cielo è una coperta ricamata. Oh mamma, se vedessi quanto è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturato io nel suo bel viso, sembrava un angiolin del paradiso. Lasciatela dormir, no
hai capito, non avevamo molta fiducia di Serafino Sette Vite. No, io non ne ho tuttora, perché cosa è successo? È riuscito a vendere un'enciclopedia, una... A caro prezzo, perché gli dà la possibilità di andare via, di andare in vacanza in California. Che capito. Comunque, andiamo a vedere in che modo, diciamo, si sviluppa la cosa. E allora, Serafino, Sette Vite, Cristiano Chesi, per voi. Serafino Sette Vite! E allora basta, io me ne vado in vacanza e me ne vado in California. Sì, a me piace la California, sì, perché in 5 minuti su 6 a Cecina e in 10 a Dolorafico. E poi, signore, anch'io mi comprerò le pinne, il fucile e gli occhiali e andrò a esplorare il fondo marino. Sì, anche l'anno scorso, per esempio, esploravo il fondo marino, ho trovato un pesce con gli occhiali, pensate, sì? Un pesce sega! Chissà perché aveva gli occhiali, ma... chi lo sa. E comunque sia, signore, una volta ci lamentavamo perché nel mare si trovavano le alghe. Oggi è grassa se fra le alghe si trova un pochino di mare. Ma la domanda che io, Serafino Sette Vite, si pone oggi è questa: ma se io la mattina prima di andare in spiaggia mi compro una ciambella, per caso dopo mi danno anche il cappuccino? Un saluto graffiante dal vostro Serafino Sette Vite dell'enciclopedia Quattro Gatti, che non ce l'ho più, l'ho venduta. Sì, andiamo in vacanza. Ciao Luciano, ciao Paola, ciao! Il tasso anche d'estate ci martella, per forza, ci abbiamo martella. Pagato un po' di tasse anche adesso, qui non si finisce insomma, mai, comunque dai, pagare. In ogni caso Nino e De Nino sono sempre giocandoci sopra con le loro canzoni un po' demenziali, un po' euforiche, sì, un po' allegre, però sempre sfociando molto la realtà. In ogni caso, Nino e De Nino, il tasso. Il tasso voleva una sola tassa, ma voleva assolutamente la tassa sui rifiuti. Ma gira e rigira la tassa tira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, ma gira e rigira la tassa tira, senza un ombrello mi becco il balzello. Felice di girare il mondo, ma solo con la sua tassa di circolazione. Il tasso in carcere con la lima segava le sbarre e faceva evadere tutte le tasse. Gira e rigira la tassa tira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, tasso, tasso. Gira e rigira la tassa tira, senza un ombrello mi becco il balzello. Tasso, tasso, tasso. Il tasso con la tosse si preoccupò, solo quando incontrò il tasso di mortalità. Gira e rigira la tassa tira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, tasso, tasso. Gira e rigira la tassa tira, senza un ombrello mi becco il balzello. Tasso, tasso, tasso. Ma gira e rigira la tassa tira, con un tassello riduco l'orpello. Tasso, tasso, tasso. Ma gira e rigira la tassa tira, senza un ombrello mi becco il balzello. Tasso, tasso, tasso.
E andiamo adesso a intervistare l'artista di oggi. Parte la sigla, vai! Accomodiamoci. Divano. Andiamo. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, il salotto di Ritornelli ospita Davide Di Biase. Ormai devo dire che annualmente, Davide, tu vieni nel nostro salotto, presente, sempre presente, perché se c'è Davide c'è Metato. Esatto. È vero, Metato esatto. C'è. Metato Parliamo c'è. Di Metato, questa ridente cittadina che ogni anno celebra una? Una festa di paese che praticamente cerca di riunire un po' tutta la popolazione e dare un po' di sostegno anche ai commercianti, alle persone che operano anche fuori. Una specie di notte bianca, con un po' di tutto. Quest'anno c'è anche qualche novità rispetto agli altri anni. Allora, una cosa che è rimasta è Luciano Nelli. Ecco, Luciano Nelli, no, come Metato ormai, c'è l'orchestra ormai, Luciano Nelli che Luciano sarà... Nelli, da te il 28 di giugno nella okay. sala dove c'è il palco all'Istituto della Pubblica Assistenza, ecco, che quindi diciamo apposta la sala grande con un bel palco per cui anche poi comodo ballare, esatto. Insomma, è molto amato dai ballerini, infatti esatto, infatti ci sarà anche un'esibizione sempre di ballerini della scuola che è sempre a Metato ovviamente se c'è Metato c'è anche la scuola di Metato, un'esibizione di ballo di tango ricordo, sono dei ragazzi bravissimi di tutte le età, vestiti con un look, se ti ricordi, molto eleganti, molto stupendi veramente. Poi sai, il ballerino comunque ha sempre esatto. la sua eleganza. Mi dicevi anche fuori onda di qualche novità apportato. Esatto. Allora, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di riavere nella piazza, dove prima c'era allestito un palco, diciamo, che dove si esibiva gruppi o band. Quest'anno abbiamo ripreso un pullman che si chiama Vida Loca, è un pullman di quelli tipo inglese che fanno discoteca e danno bibite, hot dog, eccetera, eccetera. Quindi è molto stato apprezzato negli anni precedenti, ce l'hanno richiesto. Siccome e voi l'avete è riproposto. Difficile trovarlo libero, questo pullman, perché è sempre impegnato nelle serate. Quest'anno l'abbiamo beccato proprio... L'avete prenotato per prenotato tempo, per così. Tempo, quindi ma a Metato c'è anche il pullman Vida Loca. Vida Loca. Poi ci sono altre cosettine belline, perché l'altro anno non ho fatto in tempo a dirlo, ma quest'anno c'è anche, si chiama Pompieropoli. È un bellissimo avvenimento strutturato e organizzato da pompieri in pensione che sono molto diciamo disponibili. Poi sono un corpo particolare, i pompieri, devo dire, danno ci sta molto dimostrazione ai bambini di alcune situazioni insomma di criticità, di emergenza, e quindi insegnano il comportamento, esatto. Quindi anche istruttivo, esatto, è bello, una esatto. lezione di vita assai importante. Poi sì. c'è anche un'esibizione di bambini che faranno qualche gioco, qualcosa per strada, con degli artisti di strada anche. Stiamo quindi cercando, veri artisti che magari insegneranno, esatto, che so, a gonfiare esatto, palloncini, esatto. a fare giochi di Poi una cosa particolare, perché a Metato, forse l'hai vista anche te con Luciano, di fronte alla Casa del Popolo c'è un chiesino, un bel chiesino del 1200 ristrutturato, che è una meraviglia. E un anno abbiamo fatto un'esibizione di musica classica, quest'anno invece è chiamato proprio Volto nella Notte, cioè i ragazzi entrano in questo chiesino, questa chiesa, si danno appuntamento così, sì. Compongono dei pensierini che poi lasciano diciamo sull'altare e poi leggono anonimi, leggono i pensieri insomma, della notte, e quindi ognuno quindi esterna volto qualcosa molto nella notte. Bella idea. È bello. Sì. Poi ci sono i gruppi musicali, quest'anno novità, Luciano sarà contento perché suono. Davide, che dobbiamo anche dire che è un bel batterista, Davide, perché, quindi da colleghi batteristi, no? Sarà contentissimo. Perché sono libero un po' di più, perché Luciano e tu avete massima disponibilità e massima diciamo libertà certo. di fare, e quindi mi levate un po' di lavoro. Quindi lavoriamo a Metato, c'è, ma tanto lui è l'organizzatore e noi ci facciamo giustamente quindi, il Metato. Mi fate quella parte diciamo del ballo. E tu vai a suonare. Di là,
hai capito? Perché c'è il Vida Loca, che è il pullman che va da sé. Ecco. Quindi, e di là ci sono cinque band, tra cui la mia. Che e facciamo, che genere farai? Così faccio, svegliamo qualche faccio, segreto. Io faccio musica per tutti. Ecco, quindi, evergreen 70, 80, 90, 100. Allora, massimo. Vi aspettiamo tutti a Metato, però voglio saperne anche qualcosa sì, di più, sì, caro Davide, sì, quindi torna okay, domani a parlarcene. Davide Di Biase, Metato c'è e anche noi ci siamo, 28 giugno, segnate grazie, questa data. Grazie, 28 giugno, grazie. Una bellissima canzone, forse una delle più belle dei New Trolls. Tra l'altro i New Trolls devo dire che negli anni 70 fecero un CD intero prodotto insieme a Fabrizio De André, che furono delle canzoni bellissime, tipo Signore io sono Irish, quello che non ha la bicicletta, c'era delle canzoni una più bella dell'altra, e in mezzo a questo album c'era anche Aldebaran, che in questo caso ce la fanno ascoltare molto magistralmente i Miro. Salutiamo, ciao, ci vediamo domani, domani non mancate domani, sempre ritornelli, sempre con voi e sempre alla grande. Il conto alla rovescia, non parliamo del triste conto alla rovescia. Lo diciamo perché, no, perché prima di finire ci sono anche dei bei botti, ci sono delle belle dobbiamo cose. Dobbiamo dare dei numeri, dobbiamo dare dei numeri, dobbiamo dare anche le canzoni regina. Vorrei dire una cosa alla nostra redazione, sì. No? Ma come mai i numeri li fate sempre dare a me? Sì. No, ecco, tutti gli anni io devo sempre dare i numeri. Perché oltre che laureata in lingue sei anche brava in matematica. Ah, pensavo in numerologia, ecco, bene. Ciao amici. Ci vediamo domani. Ciao. Quanti ritornelli